Signor, buongiorno. Stamattina si tiene la conferenza stampa di presentazione dell'evento Bellezza Senza Confini che si svolgerà giovedì 10 dicembre prossimo venturo. È un momento sicuramente importante per la nostra città perché tende a mettere insieme arte, moda e inclusione sociale, perché sfileranno in quell'occasione modelle abili, però anche modelle con abilità completamente diverse. L'integrazione renderà viva l'atmosfera di questa manifestazione. Perché? Perché la bellezza deve essere interpretata in maniera diversa da come la si interpreta in questo momento, deve essere lasciata libera di chi la vive, di chi la vede, da chi l'ha vissuta nel corso della propria vita, e non circoscriverla e stereotiparla a seconda di come l'interpreta la nostra società. Dobbiamo anche sfuggire da questa impressione che si ha della bellezza molto chiusa, molto circoscritta, ma dobbiamo renderla un po' più aperta. Quindi diamo la possibilità anche a persone con abilità diverse di poter entrare in un contesto che è quello della moda, che dove prevale fondamentalmente l'apparire e non l'essere. Questa è una sfida, la possiamo fare grazie a Francesca Aragone, che è una lookmaker salernitana molto importante, che ha vissuto un'esperienza negli Stati Uniti dove si è svolta la stessa manifestazione, il New York Fashion Week, che noi riproponiamo qui a Salerno, e sarà l'unico caso nel centro-sud ci sarà un evento del genere. Pinella Passaro sarà la stilista che garantirà gli abiti per tutte le modelle abili e con diverse abilità, e poi ci sarà uno spettacolo straordinario offerto dalla compagnia Croce del Sud, che interpreteranno 5 brani tratti dall'opera rock Jesus Christ Superstar. Allora, Bellezza Senza Confini è un evento che si propone di raccontare la vera bellezza, quella che appartiene all'armonia delle imperfezioni, tutto ciò che siamo è quello che siamo fuori e quello che siamo dentro. Di conseguenza le ragazze in passerella racconteranno proprio questo. Ci sarà una passerella con l'insieme di modelle normodotate e modelle disabili. Le ragazze disabili sono chiaramente, hanno voluto superare i propri limiti, quindi questo è un momento molto importante per loro, perché il loro atteggiamento è proprio questo, far cambiare lo sguardo verso la disabilità, perché loro si sentono belle, sono belle e sono delle donne straordinarie, dobbiamo prendere un esempio da loro. Sì, per un giorno, ma io penso per sempre, perché Bellezza Senza Confini è un evento che vuole lanciare questo messaggio di quello che è la femminilità e la bellezza vista a 360 gradi, quindi quello che chiaramente è la... Chiaramente Bellezza Senza Confini è un evento che porterà in passerella la vera bellezza, quella che parla dell'armonia delle imperfezioni, quella che appartiene a tutti e che noi vogliamo dire a tutti, perché che non sia soltanto un giorno un evento, ma sia per sempre. Quindi noi abbiamo realizzato questo spettacolo che tra arte e moda, che vuole raccontare proprio questo. Qui con me c'è Angela, che è una delle modelle che sarà in passerella con noi e con cui abbiamo fatto un servizio fotografico moda. Ci siamo divertite, abbiamo raccontato attraverso trucco, acconciature e stile quello che è la loro personalità. Quindi Angela, magari dici tu anche qualcosa di questa esperienza. Grazie della collaborazione. Comunque tenevo a richiamare un contesto molto importante nel quale diciamo che la bellezza femminile è vista come bellezza di tacco 12, il tacco importante, ma il tacco 12 non ce lo possiamo mettere, quindi veniamo anche discriminate in un certo senso, nel senso che anche se siamo bellissime ragazze, spesso la ragazza più bruttina viene preferita a noi per vari motivi, e questo non deve succedere, perché questo non vuol dire che noi non siamo belle ragazze, non siamo persone importanti che a cui piace truccarsi, a cui piace comunque vivere in un certo modo, uscire con gli amici, coltivare interessi vari a tutto tondo, e quindi questo è triste. Spero che questo evento possa far capire realmente quanto noi possiamo dare agli altri, a prescindere da quello che può essere una sedia. L'idea è nata insieme a loro, perché io da sempre svolgo la mia attività con un brand che è mio figlio, che è Beauty. Beauty racconta della vera bellezza, Be You più Beauty. Quindi parlando di tante personalità ho conosciuto Angela Vallone, Angela Cuofone e Benedetta De Luca. E con loro l'esigenza di raccontare e di dire quello che succedeva all'interno del mio studio. Quindi la femminilità, la cura del sé, tutto quello che noi abbiamo vissuto insieme e che abbiamo voluto far vedere a tutti quanti, a tutta Salerno, a tutta Italia.
Italia. Insomma, noi speriamo che questa cosa venga proprio esportata ovunque, perché sono loro le protagoniste. Vogliamo fare rumore. Tutte le modelle indosseranno abiti della signora Pinella Passaro, e questo è un grande onore per noi avere la signora Pinella, che da subito ha accettato, appena abbiamo raccontato il nostro progetto, ha accettato da subito di voler mettere a disposizione il proprio atelier e i propri abiti per questo evento. Okay. Per ancora la nostra società ha detto lo stilista non investe, capovolge immediatamente questo modo di pensare. E quale contesto più di quello del fashion, della moda, lo consente, perché la moda probabilmente è l'espressione più alta dell'apparire in contesti quando si identifica la bellezza, e noi vogliamo andare controcorrente. Lo facciamo attraverso questo momento straordinario, parlerà molto Francesca Aragone tra poco, che si chiama Bellezza senza confini, dove studieranno modelle professioniste insieme a modelle e modelli con altre abilità, con abilità diverse, che si integrano perfettamente con le abilità tipiche di chi sfida, perché vogliamo stravolgere anche questo tabù. Questo è reso possibile alla creatività, decisamente, di Francesca Aragone. Ecco la signora Passaro, prego, si accomodi. Ferno città. Così come pure un ringraziamento particolare va a Nino Vincenzi, rappresentante della compagnia Croce del Sud, che garantirà all'interno della manifestazione moda, arte e integrazione momenti. Allora, i Lions sono parte di questa iniziativa. Salve, sì, noi sosteniamo Bellezza senza confini perché crediamo che bisogna un attimino essere presenti anche in queste manifestazioni che vanno al di là del carattere sociale, e quindi la nostra partecipazione è quella di far sentire il nostro impegno anche sui problemi sociali, e con il nostro servizio, perché noi siamo un'associazione di servizio sul territorio, e quindi sosteniamo soprattutto questi eventi. Di Salerno sono vicini a queste iniziative che coniuga, diciamo, bellezza, solidarietà. Certo, noi siamo molto attenti al nostro territorio. Il Lion Club Salerno Arecchi ha sempre colto le opportunità, e questa è una grande opportunità, perché coniugare un intervento di bellezza con la solidarietà è un connubio perfetto. Abbiamo bisogno di tanta bellezza e di tanta solidarietà in questi giorni. Qui abbiamo i nostri modelli, la nostra cara Anna e Angela e Loris, che sfileranno per noi, perché noi come programma quest'anno abbiamo proprio questo, saper cogliere le opportunità nell'ambito di quelle che è la dignità della diversità. Grazie.